Grazie direttore, noi la ringraziamo e per il suo intervento e soprattutto poi per l'opera che in concreto, per l'ospitalità e per il sostegno che ha dato alla nostra iniziativa. È il momento di cominciare a entrare nel merito di quello che è il convegno, anche perché, come avete visto dal programma, le tematiche sono molto e molto impegnative. Quindi io pregherei di venire a prendere il suo contributo la professoressa Valentini dell'Università di Torino. Parlerà sul tema la realtà della povertà e della miseria del pianeta nella sua dimensione statistica. La professoressa ha collaborato anche molto, diciamo, con le nostre commissioni, potrei dire che molte, diciamo, delle ultime pubblicazioni di Passaparola si chiamano. Negli ultimi 20 anni, e questo ovviamente
delle parti più povere della popolazione. L'estrema ricchezza e l'ineguaglianza sono in ascesa, e questo è anche abbastanza comprensibile perché i soggetti che sono estremamente ricchi, anche operando con perfetta legalità, semplicemente investendo le loro fortune, ovviamente le vedono aumentare in una misura incomparabile con quello che capita per i poveri, che se riescono a sopravvivere, arrivare a fine mese, posto che fine mese interessi, che abbiano qualche reddito, ecco, sicuramente non hanno nulla da investire e quindi non possono vedere aumentare il loro patrimonio. Per esempio in Cina il 10% più ricco della popolazione incassa il 60% del reddito. Ci sono grandi preoccupazioni per il Sudafrica, dove l'ineguaglianza è oggi al livello più elevato del mondo, nonostante il fatto che l'apartheid sia finita, anzi a livelli superiori a quelli dell'apartheid. E l'ineguaglianza è proprio un tema che ha caratteristiche etiche, economiche, evidenti, anche politiche, perché l'ineguaglianza e quindi la giustificabile in un certo senso rabbia di chi non ha niente verso chi ha troppo porta poi a divisioni sociali, a disordini, a corruzione, a ricerca di maggior introito, e quindi a situazioni di vita non democratica. L'ineguaglianza porta anche a disastri ambientali. Da un lato l'1% di super ricchi ha un impatto sull'ambiente che è stato calcolato come 10.000 volte superiore a quello del cittadino medio degli Stati Uniti, che non è poi neanche un poveraccio. D'altro canto, ovviamente, le popolazioni che sono in difficoltà economica non stanno tanto a guardare l'ambiente, quindi coltivano dove possono, magari sui declivi, nella foresta, riducendo le emissioni benefiche e così via. D'altro canto non hanno altra scelta. Un altro grande problema portato dalla ineguaglianza è, come accennavo prima, la malnutrizione. È molto grave. Se pensate che nel mondo un bambino su quattro soffre di malnutrizione cronica, cioè di carenze per l'appunto dovute a una dieta monotona. E non sono bambini che muoiono di fame, ma sono bambini che mangiano sempre polenta di mais o sempre banane, e quindi vivono, ma con delle conseguenze sulla salute molto grave. Per esempio nelle zone dove operiamo noi, in Tanzania, c'è abbondanza di banane, ma questo porta ulcere allo stomaco e quasi tutti all'ulcera. Tra l'altro è stato verificato anche che la dieta monotona porta poi anche a ritardo di capacità di apprendimento dei bambini. Salto qualche slide proprio per carenza di tempo. Volevo sottolineare che dal documento di Oxfam risulta che l'emergenza della quale noi soffriamo in questi periodi è alle volte un'emergenza anche diversa da quella che più sovente viene sottolineata dai media. Abbiamo quelle che vengono chiamate così indicativamente le emergenze strillate, cioè quelle di cui si parla di più e sentiamo costantemente dai media parlare dei problemi di innalzamento della temperatura globale, di esaurimento della fascia d'ozono, eccetera. Ma abbiamo poi delle emergenze delle quali si parla meno e sono quelle che maggiormente colpiscono i poveri, come l'erosione dei suoli, come l'inquinamento delle acque ad opera sovente di attività produttive non controllate, quindi non depurate. I poveri, come accennavo, nel loro sforzo e nel loro utilizzo di qualsiasi mezzo per sopravvivere, e le nazioni povere, che allo stesso modo sono prese dal debito estero e quindi fanno più o meno qualunque cosa per sopravvivere, sono costretti a intraprendere uno sfruttamento delle proprie risorse naturali che molto spesso porta a ulteriore degrado ambientale, quindi è una specie di circolo vizioso. Quali sono le principali cause di questa emergenza? Da un lato l'ineguale distribuzione delle terre alle
popolazioni, alle persone più povere sono lasciate le terre maggiori ovviamente, quindi i pendii, le foreste, tra l'altro pericolose, inestricabili, e coltivando queste spesso si contribuisce a ulteriore erosione, venir meno del verde, ulteriore degrado, quindi si coltiva per migliorare, si disbosca per migliorare l'agricoltura e alle volte si finisce per creare danni ancora maggiori. Un'altra causa di questa emergenza, le condizioni del commercio. Nei paesi poveri il fatturato delle esportazioni dipende prevalentemente dai prodotti agricoli di un'economia tropicale che sono molto vulnerabili alle fluttuazioni dei flussi commerciali. Ad esempio, proprio la popolazione del Kilimanjaro, dove lavoriamo noi, era una popolazione che in passato viveva delle coltivazioni di caffè piccole, non latifondi, familiari, appezzamenti familiari, però vivevano bene. I nonni dei miei coetanei avevano alcuni già l'automobile ai tempi, mentre mio nonno a Torino non ci ha mai sognato di avere l'automobile, pur essendo collaborato da Fiat addirittura. E poi i prezzi globali del caffè sono precipitati e tutto è andato in miseria. Noi abbiamo costruito una scuola materna sul villaggio del Kilimanjaro, dove una volta c'era una scuola in curatura, i miei coetanei andavano a scuola, poi il vento ha portato via il tetto, tutto è caduto in rovina, non c'erano più i soldi per ricostruirla. E quindi è una miseria forse ancora più dolorosa, nel senso che è miseria di gente che un tempo stava bene e aveva l'automobile, adesso vive nelle capanne, immaginiamo noi un domani doverci trovare a vivere in capanne di fango. Dall'altro, il commercio di questi prodotti tropicali è anche molto influenzato dalle condizioni climatiche. E quindi non si sa come andare l'annata. Un paio di anni fa c'è stata un'annata di aridità e non c'è stato mais, quindi la gente non mangiava e non c'era reddito. Cioè, dal fatto che piova o no dipende se si vive o non si vive. Ci sono sregolati modelli di consumo delle risorse in favore delle nazioni industrializzate, che ovviamente, come sappiamo, consumano e sprecano. C'è anche il fenomeno delle economie cosiddette ambientalmente cieche, nel senso che i rapporti sull'andamento dell'economia che si fanno, il calcolo del PIL, eccetera, non tengono conto della componente ambientale. Quindi possiamo avere dei giudizi molto lusinghieri su come sta andando un paese, un'economia, ma questi giudizi ci dicono che il PIL sta aumentando, ma non ci dicono che l'ambiente sta andando rotoli. Altro problema è la deforestazione per aumentare la produzione alimentare, che appunto genera erosione del suolo, perdita delle acque piovane che non sono più trattenute dalle radici, il che vuol dire impossibilità di irrigare, il che vuol dire aridità, desertificazione. Diminuiscono i banchi di pesce, che sono preziosi per l'alimentazione di buone parti di popolazione. L'inquinamento e i rifiuti tossici, oltre ovviamente a essere dannosi per la salute, implicano anche dei costi elevati per la depurazione e per la fornitura di servizi sanitari alle persone che sono colpite da danni alla salute, per alleviare la fame che ne consegue per impossibilità di irrigare. Il rapporto Oxfam, che allego nella vostra documentazione, è recente, del gennaio 2005, è intitolato proprio Grandi disuguaglianze crescono. Anche qui l'accento sul tema della disuguaglianza. Oxfam, come sapete certamente, è una delle principali confederazioni internazionali specializzate in aiuto umanitario, soprattutto ai paesi in via di sviluppo, composta da 17 organizzazioni di paesi diversi, tra cui anche l'Italia, e sottolinea proprio questo rapporto del recente mese di gennaio come la ricchezza sia sempre più appannaggio di elitario di ricchi. Nel 2014 l'1% più ricco della popolazione mondiale possedeva
quasi la metà della ricchezza globale, il 48%. Occorre però anche sottolineare che il rimanente 52% non è spartito equamente tra tutti, ma è posseduto quasi per intero da persone che fanno parte comunque del 20% più ricco della popolazione mondiale. Quindi rimane alla fine solo un 5,5% della ricchezza globale per l'80% delle persone del mondo. Come dicevo, le ricchezze dei super ricchi si sono accumulate ovviamente, perché più un ricco più investe, più aumentano le sue ricchezze, e soprattutto in questo periodo storico di crisi. In base a dati recenti e affidabili di Credit Suisse dell'ottobre 2014, Oxfam calcola che 92 persone nel mondo oggi hanno la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione. Vorrei anche sottolineare che queste 92 persone non necessariamente sono degli estofanti, molte di queste sono persone che hanno avuto bravura, anche fortuna nell'attività industriale, hanno accumulato grandi fortune creando delle imprese che peraltro danno lavoro a molte persone, che peraltro creano anche prodotti utili, pensate alle imprese farmaceutiche. Quindi, come dire, non è neanche possibile scagliarsi contro queste persone. Certo è che grandi gruppi, soprattutto finanziari, assicurativi e farmaceutici, seguono dei profitti enormi, profitti che usano da un lato per retribuire i loro investitori, che peraltro anche questi sono persone che investono il loro denaro, e come tutti noi faremo se abbiamo un letto da parte, vorremmo poi avere un pochino di dividendi, e esercitano anche influenza economica e politica attraverso attività di lobby sui governi. E qui forse questa attività di lobby potrebbe essere un pochettino più attenta anche ai problemi della povertà e non solo agli interessi economici e politici. Per concludere rapidamente, l'appello che Oxfam ha rivolto ai leader mondiali, ovviamente un appello, sono dei desiderati, ma intanto sono delle idee, è quello di indurre i governi a lavorare per i cittadini, cercando di contrastare in particolare la disuguaglianza, promuovere la parità economica delle donne e i loro diritti, in quanto molto spesso nelle economie povere sono le donne che comunque contribuiscono molto a portare avanti come si può. Pagare ai lavoratori un salario dignitoso e colmare il divario con gli stipendi dei manager, che alle volte sono in maniera scandalosa superiori. Dividere equamente il carico fiscale per dare pari opportunità a tutti. Eliminare quelle scappatoie fiscali internazionali che si stanno combattendo, ma che ancora un po' esistono. E colmare quelle lacune che ancora ci sono a livello internazionale nella governance fiscale. Arrivare all'universalità dei servizi pubblici gratuiti entro il 2020, questo penso sarà difficile. Immaginate che nella mia esperienza in Tanzania assolutamente le persone muoiono a casa non perché non ci siano ospedali, ma perché non hanno i soldi per pagarsi il biglietto del pullman per andare in ospedale, ovviamente non ci sono ambulanze e quindi per mancanza di quella monetina per comprare il biglietto si muore. Cambiare il sistema globale di ricerca e sviluppo e soprattutto il sistema del costo dei medicinali, perché tanti medicinali per malattie gravi ci sono e costano relativamente poco, ma bisogna renderli accessibili a gente che non ha quasi niente. Istituire una base minima di tutela sociale universale. Per noi è ovvio qui in Europa avere l'assistenza sanitaria gratuita e quant'altro. I miei immigrati a Torino mi dicono che, anche se sono senza lavoro, senza casa, eccetera, mi dicono che Torino è una città fantastica perché ti curano gratis, ti danno da mangiare gratis alla mensa del Cottolengo, si abita gratis, ricoverati nelle varie comunità. Quindi in alcuni paesi per
la pensione è un'ovvietà, ma in Africa nessuno ha la pensione, quindi gli anziani, se poi trovano qualcuno, qualche figlio che si ricorda di loro, sopravvivono, altrimenti no. E poi destinare i finanziamenti per lo sviluppo alla riduzione della disuguaglianza e della povertà, rafforzare il patto tra cittadini e governi. Chiudo per mancanza di tempo, vi invito a leggere anche il documento successivo, che è un documento proprio della Commissione europea del novembre 2014, la lotta alla povertà in un mondo che cambia, che sintetizza molto bene, secondo me, quello il tanto in realtà che l'Unione europea cerca di fare in un mare di bisogno, però sicuramente con molto impegno. Grazie molto per l'attenzione, grazie per l'invito.